just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Abbiamo raccontato che non è questo il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Abbiamo raccontato che non conviene abbandonare i rifiuti per strada. Adesso vogliamo vincere con te la battaglia per un ambiente più pulito. Aiutaci a eliminare le discariche abusive. Campagna di sensibilizzazione della provincia regionale di Siracusa, in collaborazione con tutti i 21 comuni. Bentrovati sulla notizia.tv. Apre i battenti a Francofonte il corso di formazione per il trattamento psicoeducativo dei disturbi dello spettro autistico, organizzato dall'Associazione Autismo Domani Onlus e i Corrieri dell'Oasi, con la collaborazione di aziende private e del Comune. Con la dottoressa Simonetta Panerai parte un nuovo corso per l'autismo a Francofonte. In pratica di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un corso teorico-pratico che è teso a dare sia delle informazioni sull'autismo, ma non soltanto sull'autismo, anche sulle metodiche di trattamento, e ci saranno tutta una serie di laboratori anche per sperimentare quello che noi, di cui parleremo. Le metodiche che noi presentiamo sono quella ABBA, che poi ci sono diversi programmi ABBA, per cui vedremo un po' quelli strutturati e quelli naturalistici, e poi il programma TEACH, la comunicazione aumentativa alternativa, con tutto quello che comporta per l'aspetto comunicativo. Quindi faremo tutta una serie di laboratori su tutte queste cose, nonché sulla definizione del programma, sulla definizione degli obiettivi, eccetera, individualizzati chiaramente, per la presa in carico globale del bambino. Si tratta di un corso che si intitola appunto Buone prassi nella educazione della persona con autismo, per cui è una presa in carico totale, cerchiamo di fare una cosa che abbia dia la possibilità a una persona che poi fa il corso di trovarsi con un bambino e poter almeno immaginare quello che dovrebbe fare con lui. Questo significa dare una mano anche ai genitori? Certo, sicuramente significa dare una mano ai genitori, perché a parte che diciamo qui c'è una prospettiva molto positiva, questo corso è stato fatto anche perché c'è un progetto di apertura di un centro, e quindi si dà una mano ai genitori sia facendo, diffondendo insomma le informazioni, ma sicuramente anche creando dei servizi, per cui diciamo il connubio fra operatori, genitori eccetera è la cosa migliore, anche permette ai genitori di non sentirsi solo. Perché questo dicevo poco fa, che ho letto l'altro giorno un articolo sull'ultimo bollettino che mi è arrivato dell'ANCSAS, dove appunto il professor Anao parlava della disabilità, non è soltanto lui, ci sono anche altri altri articoletti che ne parlano. Comunque il peso purtroppo della disabilità oggi come oggi ancora qui in Italia, ma non penso solo in Italia, è quasi a completo carico delle famiglie. Quasi a completo carico delle famiglie, che spesso sentono anche sole chiaramente, soprattutto man mano che i ragazzi crescono, perché più crescono i ragazzi e meno servizi ci sono. Per cui... L'iniziativa, spiega Pippo Paone, vicepresidente di Autismo Domani, ha lo scopo di far acquisire conoscenze teorico-pratiche a figure professionali inserite o da inserire nei servizi di trattamenti psicoeducativi per i disturbi dello spettro autistico. I fini di questa associazione? Dare una mano ai bambini autistici che soffrono di questo problema? Diciamo che in realtà noi come associazione siamo un'associazione che è nata da poco, siamo nati nel 2010 e già ci siamo configurati all'interno del nostro territorio con tutta una serie di iniziative. Non dimentichiamo che all'interno del nostro territorio vi è già in atto un progetto che si occupa dei ragazzi autistici all'interno della scuola.
la fine, le finalità dell'associazione sono quelle di creare un percorso di vita ai ragazzi autistici e di conseguenza anche alle loro famiglie, affinché questa problematica non ricada interamente a carico sulle loro famiglie. Questo è uno degli obiettivi come associazione. Sono tanti i bambini autistici? Guardi, quando siamo partiti nel nostro distretto le notizie erano frammentarie. Oggi bisogna dire che grazie al lavoro congiunto e sinergico che abbiamo fatto con la neuropsichiatria infantile del distretto, possiamo dire che effettivamente su questa problematica è stata fortemente attenzionata. Oggi si riesce ad fare un screening intorno a 20-22 ragazzi autistici nel nostro distretto. Ne mancano tanti perché bisognerebbe qui ricordare che le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affermano che su questa problematica il 4 per 1000 della popolazione mondiale sarà affetta da questa problematica. Se facciamo il conto, nel nostro distretto per 70.000 cittadini all'appello ne mancano tanti, ce n'è ancora di lavoro da fare e ce n'è parecchio. L'associazione si muove, ma i genitori sono sensibili? I genitori, esistono diverse fasce di genitori, c'è il genitore sensibile che ha capito la problematica a cui va incontro e diventa genitore anche propositivo, e c'è il genitore che ancora nel nostro distretto prova a nascondere questo problema, quasi a voler dire che avere un ragazzo disabile, un disabile autistico, è sorta di vergogna. Noi vogliamo far sì che questi genitori escono allo scoperto e di conseguenza anche i loro figli abbiano una migliore qualità della vita. Cosa devono fare per uscire, tra virgolette, dal muro della vergogna? Io penso che il primo lavoro lo dobbiamo fare noi, lo dovremmo fare noi come associazione, quella di far veicolare il nostro messaggio. Noi siamo un'associazione che cerchiamo di vivere a stretto contatto di giro con le famiglie. Abbiamo tra l'altro allestito un sito, abbiamo dato dei numeri utili, lavoriamo in stretto giro di posta con la neuropsichiatria infantile, mensilmente ci si incontra alla neuropsichiatria dove facciamo una sorta di autoaiuto. Ripeto, ci sono tutta una serie di iniziative, noi vogliamo solo che da questo punto di vista il lavoro migliore lo potete fare solo voi, far veicolare le nostre immagini, dire chi siamo, cosa vogliamo e la ricchezza che vogliamo portare nel nostro territorio. Tra l'altro dico, la ricchezza nasce da questo corso di formazione, perché questo corso di formazione nasce secondo questo spirito, arricchire quelle figure professionali che lavorano o che intendono poi impegnarsi nel prossimo futuro su questa problematica. All'interno di questo corso di formazione abbiamo insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, psicologi, gente che di per sé lavora o che intende impegnarsi su questa problematica. Cosa le posso dire? Io mi sembra doveroso, vorrei dire che e vorrei ringraziare quelle aziende che hanno permesso che questo corso di formazione si faccia, perché mi preme ricordare questo corso è stato interamente pagato da delle aziende private del territorio, a cui va un grazie di vero cuore. È tutto anche per oggi, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle prossime edizioni. Just to please you, she's got better days besides. She'll expose you when she knows you. Abbiamo raccontato che non è questo il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Abbiamo raccontato che non conviene abbandonare i rifiuti per strada. Adesso vogliamo vincere con te la battaglia per un ambiente più pulito. Aiutaci a eliminare le discariche abusive. Campagna di sensibilizzazione della provincia regionale di Siracusa, in collaborazione con tutti i 21 comuni. Just to please you, she's got better day besides. She'll expose you.
abbiamo raccontato che non è questo il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Abbiamo raccontato che non conviene abbandonare i rifiuti per strada. Adesso vogliamo vincere con te la battaglia per un ambiente più pulito. Aiutaci a eliminare le discariche abusive. Campagna di sensibilizzazione della provincia regionale di Siracusa in collaborazione con tutti i 21 comuni. Elettro Multiservice di Giuseppe Taverna, tutto per l'elettricità, sistemi di allarme e videosorveglianza con assistenza di tecnici specializzati. Elettro Multiservice vi fornisce anche antenne televisive e decoder per il digitale terrestre. Elettro Multiservice si trova a Francofonte in via Giordano Bruno 49.